telespettatori di Agitora, siamo nel foyer del Teatro La Scala di Milano per Le Contes Hoffmann. Le Contes Hoffmann di Jacques Offenbach è una nuova produzione del Teatro La Scala con la regia di Davide Livermore. L'orchestra della Scala è diretta dal maestro Frédéric Chazelain. Frédéric Chazelain ha concertato l'opera in maniera molto decisa, molto emozionante, risultando appunto le varie quadri della partitura di Jacques Offenbach in maniera determinante. Sul palcoscenico naturalmente un cast di super eccezione, avevamo l'Hoffmann di Vittorio Grigolo, il tenore internazionale, che ha raccontato le sue avventure amorose del passato, per cui abbiamo l'Olimpia, la bambola Olimpia di Federica di Guida, abbiamo l'Antonia, Eleonora Buratto, un grande soprano internazionale, abbiamo la Giulietta di Francesco Di Sauro, Stella, che è la musa ispiratrice di Hoffmann, e Greta Doveri, Niklause, la consulente, assistente, amica e innamorata di Hoffmann, Niklaus e la Marina Viotti. Poi abbiamo Luca Pisaroni che faceva i ruoli di Lindorf, Coppelius, dappertutto, i quattro, chiamiamolo demoniaci, personaggi dei vari quadri dell'opera. Abbiamo François Piolino, abbiamo Nestor Galvan, abbiamo Jan Eiron, Alfonso Antoniozzi, grande interprete, aveva il doppio ruolo di Luther e Crespel. L'opera naturalmente narra, come sapete, la storia di questo poeta un po' andato via di testa, diciamo così, che racconta ai suoi amici la storia delle sue donne, che sono finite tutte tragicamente. Olimpia, che era una bambola, viene smontata dal suo mentore. Antonia, che non può cantare, altrimenti ha una malattia, che cantando muore, canta per lui e muore. E Giulietta, naturalmente, era la parte più ludica dello spettacolo, perché si svolge a Venezia. Giulietta è una grande diva delle feste veneziane, della droga, sesso, eccetera, eccetera. Ci sono momenti molto di divertimento, quando appunto nella locanda lui intona questa ballata. Il pubblico ha apprezzato moltissimo questo allestimento appunto di Davide Livermore, e diciamo che purtroppo, come penso saprete, Jacques Offenbach non ha potuto vedere la sua prima, perché prima ha finito l'opera, ma prima che andasse in scena morì, per cui diciamo è un postumo. Devo dire che lo spettacolo comunque continua a mietere successi in tutto il mondo, e l'ho avuto anche in questo caso al Teatro La Scala. Buonasera. Mm-hmm.